Да. Анастасія потеряла папу, тому я стараюся бути сильною для неї. Анастасія перша папа, перчо io devo essere forte come la mamma per la mia figlia. Scusate per l'acqua. Scusa. Oggi però è un giorno bello. Сегодня хороший день, правда? Sì. Grazie. Per Caterina è un giorno bellissimo, la sua piccola Anastasia dopo 9 mesi esce dall'ospedale. Le lacrime questa volta sono di gioia dopo il dolore immenso provato quella drammatica notte del 3 ottobre tra le lamiere e il fuoco dell'autobus precipitato dal cavalcavia di Mestre al rientro da una gita a Venezia. Quella notte Caterina ha perso il compagno Dimitro, lei è rimasta ferita e per la sua Anastasia di 4 anni è iniziato un lungo percorso di cure al reparto Grandi Ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova. La complessità di questi pazienti purtroppo non consente veramente di avere fino all'ultimo la certezza, perché ci sono sempre complicanze che possono intervenire dopo traumi così complessi. In questo caso siamo tranquilli, ripeto, la mamma la porta per mano. La piccola bimba ucraina in questi mesi è stata sottoposta anche a 2 interventi chirurgici per i traumi cranici riportati durante lo schianto. Abbiamo avuto quelli che vediamo sono 2 traumi molto importanti e l'aspetto più complesso della gestione è quello sicuramente gestito dal dottor Azzena, ma il trauma cranico che purtroppo ha riportato era molto grave e in quel momento era assolutamente l'altra componente che metteva a forte rischio la vita. Tant'è vero che siamo intervenuti acutamente proprio poche ore dopo che è arrivata qui, quindi ancora in una fase assolutamente di instabilità. Il periodo più difficile di questo percorso, per nulla scontato e sempre pieno di incognite, è quello in terapia intensiva, giorni lunghi e dolorosi a cui però è seguita la gioia per il successo delle cure. I giorni in cui Anastasia ha cominciato a svegliarsi e in quel momento la mamma ha cominciato ad essere vicino a lei perché è uscita dalla sua ospedalizzazione. E quelli sono i giorni che ci restano per fortuna più nel cuore, Anastasia che comincia a parlare con la mamma, a guardare la mamma e che rimane una bambina comunque serena in tutto quello che la circondava e quello che le era successo. I medici, gli infermieri, gli OS sono diventati una seconda famiglia per Caterina e la piccola Anastasia. La forza di questa mamma è stata a sua volta una medicina fondamentale per la ripresa della bambina che il 9 luglio in reparto ha potuto festeggiare i suoi 5 anni con la torta, i palloncini e la musica. È bello aver rivisto il sorriso nel viso di questa bambina dopo 9 mesi e qualche giorno appunto di ricovero nel nostro ospedale. È stato possibile questo risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Nell'immensa tragedia della strage di Mestre, la storia a lieto fine di Anastasia è stato un raggio di sole e ora mamma e figlia potranno tornare a casa insieme, mano nella mano.